Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Dissidia Final Fantasy Opera Omnia versione giapponese perché, come potete vedere dal banner, oggi è uscita la nuova arma LD di Irvine da Final Fantasy 8 e quindi oggi siamo qui per tirare i nostri famosissimi 50 ticket. Inoltre abbiamo anche la free pull, quindi ne approfitto in modo tale da poterlo pullare già magari di mattina per poi avere la possibilità di poterlo testare tra virgolette e provarlo in tranquillità durante tutta la giornata. Tra l'altro apro una piccola parentesi dicendovi che magari l'avete notato, ma in questi giorni non sono andato neanche live, semplicemente perché magari tra il caldo, tra il fatto di non voler stare ovviamente troppo al computer e alcune cose mie personali, ho preferito, diciamo, staccare un attimo la spina. Per cui non so se effettivamente anche stasera non farò live, non so effettivamente quando voglio riprendere o comunque quando voglio rimettermi al PC. I video ovviamente, se ho la possibilità, li preparerò comunque prima, li farò uscire prima come sempre, ovviamente quelli là che escono qui sul canale YouTube. Per quanto riguarda le live, non lo so, sono un attimino in pausa, tutto qua. Detto ciò, direi di poterci spostare sull'argomento del giorno. Quindi abbiamo la free pull, il free ticket ovviamente di ieri sera l'ho usato perché è cambiato anche il banner All Stars. Infatti, come potete vedere, adesso abbiamo la possibilità di pullare le armi di Final Fantasy 5, 7, Tactics e anche di Type Zero e di World of Final Fantasy. Qua mi interessa particolarmente questo banner perché magari molti non lo sanno, ma mi manca l'LD dei gemellini. Possiedo la loro BT, possiedo tutto il loro kit, ma fondamentalmente l'LD non mi è uscita, anche perché ai tempi non la cercai, non ho pullato sui gemellini, li ho trovati dopo, e appunto mentre stavo cercando non mi ricordo neanche chi. Per cui, e tra l'altro, li ho trovati completamente a caso. Ormai il loro banner con LD era finito e quindi non ho potuto recuperare, diciamo, la loro LD. Per cui spero ovviamente da questo banner di ottenere la loro LD. Detto ciò, andiamo a vedere se Irvanuccio ci fa un regalo. Bello, le orb dorate di Free Multi sinceramente mi piacciono parecchio, perché trovare comunque le varie armi dall'LD, cioè trovare le armi nelle varie Free Multi, sinceramente è un'ottima cosa. Anche perché non spendi ticket, non spendi niente, però. Ok. In questo caso era la X. Va bene, ma noi già ce l'abbiamo, la X, per cui non era un problema. Irvine in realtà è diventato non dico fortissimo. Ha preso comunque però delle meccaniche tutte sue, delle meccaniche particolari grazie a queste LD. Quindi il cambio dell'attacco Bravery, il cambio dell'attacco HP, che gli consentono comunque di essere un po' più incisivo dal punto di vista offensivo. Probabilmente tiro questi 50 ticket, così giusto per, come dire, giusto per scaramanzia come sempre. I classici 50 ticket che solitamente butto per quasi tutti i personaggi, ovviamente non tutti ma quasi, anche perché ci sono quelli che mi piacciono di più e quelli che mi piacciono di meno ovviamente. E Saz, che insieme a Irvine ha preso il livello 90, tra l'altro Saz che non è stato neanche reworkato dopo, diciamo, un pochettino la maretta che si era venuta a creare dopo il rilascio della sua LD, che non è stata particolarmente incisiva, così come magari lo era stato soprattutto per i giocatori global quando ancora eravamo nel periodo delle 15 e delle 35 CP.
Saz era uno di quelli che comunque si aspettava da tempo con LD, però non è stato incisivo così come appunto voleva essere. Vediamo. Ecco, ovviamente. Giustamente già ce l'ho Saz, quindi giustamente mi esce di nuovo l'LD di Saz. Peccato, peccato. Tra l'altro Saz che mi uscì dal free ticket. Una cosa scandalosa in live, tra l'altro, non me lo posso scordare perché quando è uscito ho detto proprio che Saz comunque non era un granché e sinceramente non mi piaceva tantissimo. Nel momento in cui ho detto questo, free ticket, boom, LD di Saz. Ovviamente, un classico. E quindi vi stavo dicendo che non ha preso né rework né niente, ha preso soltanto il livello 90. Un pochettino strana, tra virgolette, come cosa, perché sinceramente un piccolo rework, magari sulle skill, l'avrei effettivamente fatto. Però vuol dire che non ce n'era bisogno e siamo noi che abbiamo malinterpretato comunque il personaggio di... Certo. Giustamente, dopo avermi fatto spendere l'ira di Dio, Laguna che mi esce così dei ticket è assolutamente valida come cosa. Beh, grazie. Grazie. Sì, assolutamente. Assolutamente worth. Sì, 5 BT token così, però vabbè. Va bene, ok. Cioè, oddio. Non che la cosa mi dispiace, sinceramente, però avrei preferito magari mi fosse uscita in altro modo e non da un ticket buttato qui su Irvine. È la cosa che giustamente può capitare a tutti, perché è una cosa che può capitare a tutti durante la ricerca di un'arma in un altro banner, così come vi dico sempre nei miei video dello pullio e lo passi, cioè è una cosa che giustamente può capitare, ma è anche una cosa che comunque uno non si aspetta, perché l'LD dal ticket, sincer la BT dal ticket, sinceramente è una cosa molto 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 rara, però può capitare, purtroppo in questo caso a me purtroppo può capitare, dato che io comunque l'ho presa subito. Per un motivo e per un altro, ovviamente, sia per una questione di intrattenimento, Ale, viva la ex, sia per una questione comunque di contenuto, sia per una questione comunque di intrattenimento in generale, però diciamo che io delle volte faccio dei movimenti all'interno del mio account che non sarebbero propriamente consigliati, ma fin quando ho le risorse posso farlo, diciamo che va bene. Poi nel momento in cui non ho le risorse, sto fermo e non faccio determinate robe. L'ultima, per esempio, è stato il PT di Steiner. Cioè, sinceramente, un PT su un LD di Steiner l'avrei risparmiato 200.000 volte. Però ci sta per il contenuto, per passarsi le ore in live. Se c'è la possibilità comunque di conciliare la crescita del canale con anche un po' di spettacolo, io sinceramente non mi tiro indietro. Però sinceramente mi dà un po' fastidio il fatto che mi sia uscita sta BT così dal ticket, dopo che comunque ho fatto, diciamo, tutto un tracchigio per poterla prendere subito. Non che me ne penta, giusto? Però sarebbe stata magari carina prenderla in un altro modo. Comunque, chiudiamo il discorso dicendo che Saz non ha preso rework, non ha preso niente, ha preso solo il livello 90, mentre invece Irvine ha preso comunque un piccolo rework, ha preso il livello 90 e possibilmente se non vado in live e quindi non ho la possibilità di poterne parlare in live, vi farò sicuramente un video a parte, se ovviamente troverò la LD di Irvine. Dove vi magari spiego così il rework o comunque ve lo scrivo da qualche parte, giusto per, ma non credo che neanche mi esca l'LD, per cui grazie Windows al solito. Ultimamente ho Windows, sì,
Sì, ok. Che mi rompe le palle con gli aggiornamenti, per cui a posto così. Ci mancava solo Windows che mi ricordava il chiodo mattutino. Non so se butterò i ticket anche in generale dell'Interwined, perché buttare anche i ticket dell'Interwined sarebbe come buttarne in totale un centinaio. Sinceramente, su Irvine tutti questi tickets non credo che ne valga la pena. Soprattutto con Alizée e Tancred che usciranno a breve praticamente. Quindi non so se effettivamente andrò a spendere questi ticket. Magari li spenderò. Vediamo, l'ultima speranza. Niente. Magari li spenderò se dovesse andarmi bene nei loro banner, ma detto così, sinceramente parlando. Va bene, ci siamo. Abbiamo fatto i nostri 50 ticket. Beh, abbiamo preso una BT che sinceramente schifo non fa. Sono già bei 5 token che ci mettiamo in tasca. Più tutti quelli che abbiamo ancora a disposizione. Sinceramente va benissimo, va benissimo. Anche se la BT di fine mese comunque non credo rientri nel mio target. Però va bene così. Va bene così. Signori, detto questo, non ho altro da dirvi, vi ho detto tutto mentre appunto tiravo questi ticket. A me piace approfittarne nel frattempo, parlarvi, aggiornarvi su quello che è il mio canale, su quello che sono io in generale, mentre appunto tiro i ticket. Per cui non vi do appuntamento o non vi do comunque diciamo, non vi do comunque una scadenza, una cosa definitiva, perché non so se effettivamente voglio stare in live o comunque andrò in live soprattutto stasera, anche se credo molto probabilmente di no. Non so se mi collego il pomeriggio, magari potrei fare un po' il pomeriggio. Tardo pomeriggio, ovviamente verso le 5, le 6, ma non lo so, non credo neanche. Comunque, lo sapete, almeno non vi stupite se non mi vedete in questi giorni, né tanto attivo né tantomeno in live. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio come sempre per aver visto il video. Fatemi sapere se avete pullato voi Irvine nella versione giapponese e come vi sembra. Io ovviamente vi aspetto con un prossimo appuntamento, che sia qui o su Twitch poco cambia, l'importante è che ci siate. Detto ciò, vi ringrazio ancora per essere stati qui con me a guardare il video e io vi aspetto alla prossima. Bye bye!